Ebbi subito un incontro col professor Anastasi, il quale mi diede coraggio per affrontare tutto quello che poi ho superato con estrema serenità. Ho trovato persone eccezionali, medici, infermieri, ausiliari e gli amici dell'oncologia, i quali mi hanno sostenuta come se fossero la mia famiglia. Sono stata ricoverata un mese e ognuno di loro mi ha lasciato un ricordo indelebile che porterò per sempre nel mio cuore. Anche un semplice sorriso, un abbraccio, uno sguardo, una parola, in quel momento ha avuto un enorme e profondo significato. Mi reputo fortunata, oggi sono qui a dire che ho superato tutto e queste persone hanno giocato un ruolo fondamentale in me. Mi hanno dato la forza e la giusta energia per combattere il mostro. Sono diventate il riferimento ideale, la saggia guida, i perfetti compagni di avventura. Inutile dire che ogni volta è fantastico rivederli. Periodicamente mi sottopongo ai vari controlli e giungere ad Alzano grazie a questa splendida realtà non è poi più un dramma, ma è diventato un vero piacere. Grazie di cuore. Ecco, facciamo un applauso. Quando mi diceva queste cose, gli occhi di Clelia erano ma pieni di gioia. Questo mi ha veramente aperto il cuore a questa realtà. Io poi li ho conosciuti, sono venuti qui. Perché, guardate, possiamo dire tutto quello che vogliamo. Possiamo dire che non è giusto che certe realtà non esistano qua. Ed è vero. Non è giusto che non abbiamo noi le attrezzature. E anche questo è vero, non è giusto, però non ci sono, dovrebbero esserci, dovremmo indignarci e far sì che le cose funzionino anche qua. Però al momento questa è una piccola realtà, piccola grande realtà, dove molti dei nostri concittadini si rivolgono, chi con più fortuna, chi con meno fortuna, comunque trovano persone pronte ad aiutarli. Allora io vi chiedo da qui alla fine della rassegna di fare un piccolo gesto, un piccolo aiuto per i nostri concittadini, che poi fondamentalmente sono loro che godono nella loro sfortuna, tra virgolette, anche perché ritengo che fin quando c'è vita c'è speranza, quindi come Clelia mi auguro che tanti di noi melitesi, che purtroppo viviamo questo dramma, possono dire ce l'ho fatta, anche grazie all'aiuto di questi ragazzi. Quindi a fianco alla biglietteria abbiamo l'assegno solidale, è un pezzo di carta, ma ha un valore veramente enorme, vale 5 euro, quindi la vostra offerta riceverà tanti assegni solidali per quanto sarà l'importo. Fate quanto potete, 5 euro, 10 euro, 20 euro, fate quello che potete, sappiate che lo state facendo per qualcuno di noi, anche per qualcuno di noi. Poi alla fine della settimana, domenica, sorteggeremo due bellissimi premi che Guido Pulitanò vuole offrirci per ringraziarvi. Non è facile, scusatemi, non è facile per lui. Però è un modo anche per ricordare il nostro caro Giuseppe. Ora abbiamo la telefonata col presidente di questa associazione, il quale vi vuole salutare e ringraziare per tutto quello che abbiamo fatto sia l'anno scorso e che mi auguro faremo anche quest'anno. Ci siamo, vediamo se risponde. Il signor Zampaglione farà da intermediario. Pronto? Pronto? Buonasera, sì? Presidente. Buonasera a lei. Siamo... E a tutti. Vai, Andrea. Vai col... Saluta il pubblico. Prima di... Veramente il pubblico di Teatro Brunella ti aspettava qua. Purtroppo ho dei problemi, come sai, con mia mamma, che ha 97 anni e in questo momento devo essere proprio l'unico vicino. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi per la stima e l'amicizia che vi lega alla nostra associazione.
E poi permettete di ringraziare a parte Fortunato Zampaglione, che si impegna così fortemente per rinsaldare la nostra amicizia. Ho trovato scritto nelle locandine perché con tutte le associazioni in Calabria bisogna aiutare un'associazione del nord. Questa è bella. Paradossalmente ho letto poi, aiutando questa associazione così lontana, fate concretamente qualcosa di buono per un amico vicino, andando oltre la sterile compassione. Come presidente sono vicino a tutti i pazienti e parenti che usufruiscono delle nostre strutture, case di accoglienza, trasporto e quant'altro. Ma devo anche pensare, come presidente, a far quadrare anche i bilanci. E purtroppo in questo periodo non è del tutto facile. Pertanto ogni goccia diventa un mare, poi un oceano, e con questo possiamo aiutare, essere di aiuto a più di un migliaio di pazienti in un anno. E grazie anche a voi. Buona serata a tutti, grazie. Grazie Presidente. Grazie ancora. Questo è l'applauso di merito per voi, grazie. E per tutti i vostri soci, i volontari di questa splendida associazione. Grazie. Grazie, grazie, buona serata. Buonasera, grazie. Ciao, ciao. Bene. Che in una cena che abbiamo avuto col professore Anastasi ad Alzano, una cena di solidarietà, mi diceva che circa il 30% dei pazienti che vanno ad Alzano sono di questa zona: Melito, Montebello, Bova, Condofuri, San Lorenzo, Bagalati, Corio. Quindi il nostro aiuto non va perso. Questo dovrebbe farci riflettere, però, chissà perché. Io. E questo è quello che mi brucia di più. Comunque, un saluto al sindaco, grazie anche stasera, diciamo stasera forse rimarrai tutta la serata, assessore Crea, lo sport, turismo e spettacolo, assessore alla cultura, dovrebbe arrivare, è arrivata, Emma Toscano, il presidente del consiglio, Fabiana Cuzzuvoli. E la mamma. Va bene, signori, possiamo iniziare, sono le 10, buon divertimento. Poi dal primo e secondo atto finiremo i biglietti e poi vi dirò l'appuntamento per domani. Grazie, buon divertimento col Teatro Stabile Nisseno e l'arte della beffa. Buon divertimento! Avanti, avanti, da questa parte! Eccomi, arrivo! Su via, sbrigati, da questa parte! Un momento! Da questa parte! Arrivo! Eccomi qua! Ma... dove stiamo andando? Ma allora non sai niente! E no, non so niente! Bene, tu sai di non sapere. E questa è la certezza di Socrate contro la falsa saggezza. Ah, ma dove stiamo andando? Lungo il cammino. Ma a me pare di essere sempre qui. Perché tutto è illusorio, mia cara. Quello che ci bisogna è sempre una tappa e un pensiero. Quale pensiero? Il pensiero è questo. Sì. Se uno non crede a nulla, mai raggiunge la meta. Se uno crede a tutto, mai raggiunge la meta. Ah, quindi è tutto uguale? No, mia cara, no. Si tratta solo di capire qual è la meta. Che cos'è la meta? La meta è tutto ciò che tu desideri. Tu, che cosa desideri? Io?
Io che cosa desidero? Io desidero la libertà! Sì, questo è il mio desiderio! Lo desidero non curarmi delle voci di chi comanda, chi si lamenta, chi si imbroncia e di chi inganna, sì! E poi desidero non sentirmi costretto dai desideri altrui! Ecco, certe volte vorrei essere invisibile, così che tutte quelle voci si perdano nel vento. Bene, brava! La tua meta dunque è la libertà? Sì. Bene, la strada per raggiungerla è lunga e certa. La scorciatoia no, quella è breve e falsa. Che cosa vuoi dire? Voglio dire quello che dirò. Anzi, te lo mostrerò. Innanzitutto, un bel inchino. Vi parlo di Bernardino. Chista è una storia assai miracolosa. Donne liscecchi cialolali e l'uomo è più bestia dell'armale. Chisto è dunque Bernardino, uomo onesto ma anche un po' cretino. Poi c'è magari Donna Nebbia, calugiatta a culipedi e tanto fissapillo e magari suo mucchieri. Di Tano poi voglio parlare, Tano, Tano, suo amico fidato, calufici scemo e anche gabbato. Di Carmelina poi voglio dire, Carmelina, la fai tu? La faccio io? Carmelina, femmina esperta e troppo fina, e insieme a Igia c'è lo zitto Paolino. E Ufa? Lo faccio io, e insieme a Paolino, un vicino fissa a sto cretino. E ora, shhh, muti, statevi saggi, lasciamo parlare i personaggi. Ho l'impressione che suo caruso sta diventando completamente scemo. Povero figlio! Ma hai l'impressione che Mastro Bernardino sta diventando completamente scemo. Povero figlio! Certo però che a noi ci mi facevo di tutti colura. E per forza, con la faccia di minchione che si ritrova, mi scippa di lugna proprio. Ora, mio fratello Tano, che è un figlietto appena, con tutto il rispetto per mia madre, dopo aver riflettuto a lungo, due secondi, ha pensato che a Mastro Bernardino è meglio che ci facciamo un salasso. Sì, un salasso di soldi. Per chi dice che andava, sai, e ci possono fare male. Ora, i fatti sono due. O un salasso ci facevano auto, oppure ci fa qualche auto. Mio fratello Dano dice che è meglio che ci facevano auto. Ma c'è un inghippo. E l'inghippo chi è? Donna Neggia, a moglie di Mastro Bernardino. Sì. Che dice? Cui? Tano, che dice? Tano, dice che quando la vede ci viene di Itari. Di Itari si ammari. Per amore mio, gioia mia, quanto mi deve amare! Assai, perché Tano dice che il vostro è un amore impossibile, complicato, e siccome soffre, ma soffre assai, quando la vede ci viene di Itari si ammari. Paolino, magari io non posso campare senza dito, io non mangio più, non vivo più, non dormo più! Lo so, un cieco o un cavaggio? Ma tu sai perché un cavaggio è meglio di un cieco? Perché, certo, in determinate occasioni un cieco può essere anche... perché uno con un cieco... o un cavaggio è troppo più grande, poi... un cieco se lo sono... Figlia, è tempo di alla buca! Cosa sdegnosa! Cosa sdegnosa mia? Sì, alla figlia. Allora sapete che vi dico? Che siete un vecchio stranghiloco! Cutali a voi sputa per la settimana! Ma perché sputa? Perché un sacco di monnizia in confronto a voi profuma come una pianta di basilico! La vagliara! Cornuto! Cornuto! Io sempre ci spero! Ma stai in già, sta mangiando tutti i fari migliori! Passo in già quando mi piaci! Vabbè! Thank you.
Che fici?